Tutti, oggi vi parlo del Giappone, vi parlo se vi dirò se realmente vale la pena venire in Giappone a studiare. Ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Secondo me vale la pena venire a studiare in Giappone, non tanto per studiare, ma anche per farsi delle vere e proprie esperienze di vita. Venire in Giappone, cosa significa? Significa dover studiare tanto, in base alla scuola ovviamente, e rendersi conto che, cazzo, è passato un anno, devo tornare a casa. Ecco, questo è quello che significa venire in Giappone in alcuni casi. Altrimenti, cazzo, è passato un anno e non sono riuscito a trovare lavoro. Altrimenti, cavolo, è passato un anno, come faccio a pagare il prossimo anno? Oh, cavolo, sono senza soldi, non ce la faccio più. Quindi, questo significa che comunque stare in Giappone è, con le proprie energie, con i propri cazzo di soldi, senza appoggiarsi ai genitori, non è una passeggiata, perché comunque vi dovete fare i vostri calcoli, dovrete risparmiare lì, non risparmiare qua, insomma, non è facile. E se il baito, dato che non è un lavoro totalmente sicuro, vi metterà un po' sotto pressione. Diciamo, io riporto la mia esperienza personale, poi ovviamente ci saranno esperienze molto più positive della mia, ma comunque la mia esperienza è: sono arrivato in Giappone, non ho un mese, non ho lavorato e poi ho iniziato a lavorare. Diciamo all'inizio per ingranare il lavoro non è facilissimo, ma poi una volta che è ingranato è abbastanza semplice. Comunicare con lo staff non è facile, ma poi piano piano ce la fai. Quello che c'è di positivo è che in Giappone appunto puoi lavorare con il visto da studente e riesci a trovare lavoro. Non so quanti tentativi ci vogliano per tutti, però io sono riuscito al primo tentativo, ma per il nuovo lavoro non sono riuscito nemmeno al primo tentativo, quindi dovrò ritentare da qualche altra parte. Il rapporto che si crea con i compagni in classe è un rapporto molto bello, quindi ho anche, se state in una share house con i vostri amici della share house, e quando inizieranno ad andarsene via uno ad uno, perché comunque o per motivi di soldi o perché hanno altri piani, insomma, vi dispiacerà un sacco. E anche a me, mi dispiacerà un sacco quando dovrò tornare in Italia. Per fortuna ho riorganizzato i miei piani. Per fortuna, ma non so nemmeno se sono certi i piani che mi sono fatto nuovamente, quindi la vita, diciamo, è un bel punto interrogativo. Quello che vi consiglio è, se volete stare realmente in Giappone, preparatevi prima e venite in Giappone con un bel po' di soldi. Non vi sto a dire quanti soldi, perché poi prendo tonnellate di critiche da imbecilli che mi dicono: ah, non serve così, non serve così. Però io vi dico, portatevi un bel po' di soldi, che non fanno mai male. Se il vostro obiettivo è stare 2 anni, mettete in conto che dovrete lavorare in Giappone, salvo sponsorship by genitori. Cazzo. C'è qualcuno. Mi ha buttato. C'è qualcuno, sta cercando di comunicare. Aspettate. Niente. Era la mia vicina di casa che mi ha regalato un paio di caramelle, perché comunque io gli ho regalato un paio di volte gli osebe. Sì, non ci sto provando, tranquilli. E niente. E
Aspetti negativi ce ne sono, però oggi vi parlo solo degli aspetti positivi, perché comunque dei negativi li potrete trovare negli altri video. Le gite che ci sono organizzate dalla scuola, le attività organizzate dalla scuola, l'undokai o le gite, sono molto belle e permettono di legare con tutti i vostri vari compagni, quindi io vi consiglio di andarci. Non vi focalizzate troppo sul lavoro, perché comunque siete in Giappone e dovete pensare anche a divertirvi. E il divertimento in Giappone, diciamo, ce ne sono tanti di divertimenti, avete un sacco di attività da poter fare. Si tratta solo di scegliere la compagnia giusta o farsi degli amici nuovi. Sono sincero, in Giappone, se uno vive da solo come me, i momenti in cui ti senti triste non sono pochi. Soprattutto quando subisci razzismo, quando subisci, che ne so, quando vedi che sei al verde, quando vedi che sei, insomma, quando non riesci a passare un test, quando fai cagare i test. Prossimamente mi dovrò beccare una di quelle F micidiali, non lo so se sarà F o se sarà un 50 o un 60, comunque insomma a me mi metterà sotto pressione. E non solo me, anche altri miei amici. Io sinceramente penso che farsi dei buoni amici in Giappone è un buon modo per avere qualcuno nel momento del bisogno, dato che poi i vostri amici italiani non ci saranno. Sì, li potrete chiamare, ma parlare faccia a faccia è tutta un'altra cosa, secondo me. Meglio pochi in Giappone che tanti che comunque non ve li starete a vedere tutti, perché tutti i giapponesi sono stra mega impegnati e io ho questo da fare e quest'altro da fare. Però io comunque ho avuto modo di conoscere diversi giapponesi e farmi delle buone esperienze, che ne so, andare sulla Ferrari Dino, andare sull'Alfa Romeo, conoscere il tizio che lavora come meccanico, c'ha 20 auto, c'ha la storia di questa giapponese super mega ricca, o la storia di questa giapponese con il cancro che è riuscita a guarire, non lo so, comunque. Una grande persona, o il tizio che ha aperto la sua azienda per cavoli suoi, o il mio capo che non si è diplomato, ma adesso fa il lavoro con i controcoglioni e guadagna molto di più rispetto ad altre persone. Insomma, tante tante storie. Si tratta solo di conoscere giapponesi e approcciare e sapere il giapponese, altrimenti non riuscite a comunicare. E questo, diciamo, è quello che i giapponesi e i miei amici sono tutto ciò che mi mancherà quando tornerò a casa. E tutte le volte che ci penso mi prendo un po' il magone. Cerco di pensare, ma io non farò questo, ma io non tornerò, ma prima o poi dovrò tornare, quindi se non dovrò tornare io, torneranno loro al proprio paese, quindi vi dispiacerà comunque. Sono 8 mesi che sono qua, me ne rimangono 4/3 e mezzo. Cosa da dire? Punto di vista amoroso? Un gran casino. E vi dico una cosa, state attenti perché comunque farsi piani stra mega galattici con qualche ragazza può portare ad avere risultati molto negativi. Io sottoscritto sono in Giappone per quel motivo, ma non me ne pento. Stavo per fare l'ennesima cazzata di andare in un altro paese per quel motivo. Non la considero una cazzata, però diciamo, pensateci bene quando fate qualcosa per qualche ragazza, perché se il giorno in cui vi lasciate, insomma, non avrete più la stessa motivazione per stare in quel paese, quindi fatevi due conti anche per quello. E
non sognate troppo, rimanete con i piedi per terra anche da questo punto di vista. Poi da cosa nasce cosa, però occhio, occhio veramente, perché comunque le asiatiche, non tutte, ma alcune c'hanno il coltello in mano, nel senso sanno come farvi patire, ecco. E non parlo di giapponesi, parlo anche di altri asiatici, quindi probabilmente avrete visto che d'ora in poi non ci sarà più qua, quindi beh, deducete voi da cosa è successo. Certo, quello che vi dico è, i ragazzi probabilmente mi diranno, sei un nampa del cazzo, ma che nampa del cazzo? Andate e divertitevi, non state a pensare di costruire relazioni serie. Se poi succede, tanto meglio, però a parer mio è meglio starsi a divertire. E secondo me, se trovate quelle ragazze giuste, vi divertite, non solo da quel punto di vista, ma anche a scambiarsi dei pareri personali o esperienze personali. Quindi ho parlato molto di aspetti positivi e non di negativi, perché comunque ce ne stanno tanti di video in cui parlo di aspetti negativi. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace. Se volete venire in Giappone, guardate gli altri video, non fatemi 3800 domande su Facebook possibilmente, perché non ho molto tempo per rispondermi, e mi scuso con le persone a cui non ho potuto rispondere. Vorrei rispondere volentieri a tutti, ma le giornate sono di 24 ore, c'è un cavolo di fuso orario di 7 ore, quindi non posso rispondere a tutti. E se avete qualche domanda, lasciatelo nel commento e iscrivetevi al canale se volete vedere altri video. Ciao!